Ciao a tutti amici di Fanwick, benvenuti a questa quarta puntata di Fanwick Quarantena. Ovviamente, come sempre, dal salotto di casa, perché l'hashtag è io resto a casa. Oggi, dopo aver parlato di dopo aver parlato di cibo, dopo aver parlato di coppia, dopo aver parlato di smart working e benessere, vogliamo parlare di cosa fare per intrattenerci e quindi per giocare un po', perché serve anche quella parte lì. Quindi benvenuti a tutti quanti, benvenuto a chi si è collegato. Il tema di oggi sono i giochi, giochi da tavolo, giochi online, ovviamente tutti i giochi possibili e immaginabili. Fateci sapere che cosa fate, come giocate. C'è una ricerca che dice, ad esempio, che è aumentato tantissimo il gioco del burraco online, per dirne una, il gioco delle carte comunque online. Ne parleremo con Massimiliano Vado, attore, regista teatrale, che insomma è un grande appassionato di queste cose, di giochi e di intrattenimento. È bravissimo poi comunque come intrattenitore, appunto, essendo un grande attore. E poi ne parleremo anche con Alessandra Zoia, una vera nerd, una che proprio ci sente tantissimo, e quindi lei ci darà un po' di consigli su cosa possiamo fare. È stato fatto un calcolo: se la giornata è di 24 ore, 8 più o meno sono dedicate al dormire, poi 4 più o meno per i pasti, tra preparare e mangiare, poi rimangono 10 ore, no? Che devono essere un pochino impiegate, diciamo così, durante la giornata. Abbiamo parlato dello smart working, però non è che magari lavoriamo proprio per 10 ore dritte di filata così, quindi vediamo un po', ecco, che cosa fare se decidiamo di prenderci una pausa, siccome ci sono tante chat online, tante situazioni per cui si può fare house party, no? Collegandosi, insomma, la tecnologia, ragazzi, ci viene in soccorso. Ciao a tutti quelli che si sono collegati in questo momento, è la quarta puntata di Fanwick Quarantena. Io sono Elena, cercherò di tenervi compagnia quest'oggi per una mezz'oretta, e vorrei iniziare subito la nostra puntata chiamando il nostro primo ospite, ma prima la nostra sigla. Vediamo se quest'oggi riusciamo a farla andare. Ce l'abbiamo fatta. Dopo vi faccio un balletto legato ad un gioco online e dovrete indovinare qual è. Fanwick Quarantena, questo è il clima, diciamo così, che ci lega, che ci porta, insomma, a fare queste dirette. Vogliamo cercare di regalarvi un sorriso in queste giornate così difficili. Fatemi sapere come le passate, che cosa state facendo, come impiegate le vostre giornate, le ore vuote, se avete tanto lavoro, se riuscite invece appunto a prendervi degli spazietti per voi, se fate ginnastica, se leggete un libro, cosa fate con i vostri bambini, insomma, raccontatemi. Che cosa fate? Io vado subito a chiamare Alessandra per sentire, insomma, ecco, un po' di consigli per quanto riguarda i giochi da tavolo. Ad esempio, un bel twist oppure un Exploding Kitten, lo conoscete? È fantastico, è un gioco di carte, si gioca anche in due persone e basta, non necessariamente in quattro. Insomma, il tema di oggi è l'intrattenimento puro. Questo è. Allora, adesso andiamo a fare la nostra chiamata, vediamo se Alessandra ci risponderà o se invece la prendiamo in castagna. Squillare squilla. Alessandra, ciao! Ciao, come va? Guarda, benissimo. Mi sono appena ricordata di avere Exploding Kitten, che dovrei ritirare immediatamente fuori, no? E giocarci con cattiveria e insomma sfogare un po' di tensioni. E poi ho visto che c'è anche il burraco e il bridge online. Magari è la volta buona che imparo a giocarci, perché non ci so giocare.
Beh, sì, potrebbe essere un buon inizio, ecco, tanto di tempo ne hai, no? Un pochino, sì, devo dire, Tra speravo di una averne diretta di e più. l'altra. Tra una diretta e l'altra, un'attività e l'altra legata a Fan Week, effettivamente magari posso riuscire a infilare, invece di recuperare una serie, mi metto a imparare a giocare a burraco, tanto voglio dire. Ma anche perché d'altra parte, no? Avevi fatto anche la puntata sulle coppie e tu dovrai anche stemperare la tensione attraverso qualcosa. I giochi da tavolo sono un ottimo modo per, diciamo, Grazie. distrarsi, stare insieme senza fare sempre le solite quattro cose e non sapere cosa dirsi. Assolutamente sì. Scusa, ma mentre stavi parlando, in realtà è entrato il mio maggiordomo tuttofare, ovvero Roberto, è entrato e mi ha portato il Meraviglia. caffè. Gentilmente, ha capito che ne avevo bisogno quest'oggi. Per cui, Meraviglia, ecco, ciao buon Robby. caffè a tutti, ragazzi. Ora ne bevo un sorso. Allora. Effettivamente, quindi si può fare, sì, hai detto benissimo, uno può recuperare del tempo, si può stare insieme in modo diverso. Tu che gioco hai scoperto, che gioco ci consigli? Allora, io ho avuto l'anno scorso una sorta di, ho fatto i capricci e mi sono fatta regalare da chiunque per compleanno Natale una valanga di giochi da tavolo dei più disparati e poi non ho mai avuto tempo per provarli. Quindi una cosa che consiglio assolutamente se si è almeno in tre è di giocare a Dixit. Dixit, in cosa consiste? Allora, è un gioco che ha un'impostazione tipo gioco dell'oca. Ok. Però per avanzare sulla tabella Sì. bisogna praticamente ci sono una serie di carte con delle illustrazioni tra l'altro bellissime, veramente spettacolari, e bisogna indovinare attraverso un sistema di gioco per cui c'è ogni volta un narratore che propone una tematica guardando la sua carta, bisogna indovinare utilizzando le altre carte. Quale sarà la carta che è stata proposta dal narratore e ci sono poi dei punti a seconda di chi ha indovinato, chi ha sbagliato e indovinato la carta di qualcun altro, delle penalità, ma la cosa più bella è che proprio si può spalancare le porte dell'immaginazione e anche capirsi, insomma, ci sono magari dei riferimenti a cose di cultura generale, della letteratura, dei film che possono essere, poi quando si gioca in tanti è veramente divertente, possono essere uno spunto per creare, per vincere e per tirare fuori appunto delle narrazioni. Quindi è un gioco veramente bello e tra l'altro lo capiscono anche i bambini, non i bambini magari un po' grandicelli, 8-9 anni, però lo capiscono. Quindi mi stai dicendo che lo posso capire anch'io? Sì, Elena, io penso che tu lo possa capire, ma non è una questione di capire, è che conoscendoti forse è pericoloso giocare con te a Dixit. Voglio assolutamente avere Dixit, dove dovete sapere che in realtà Alessandra è la mia spacciatrice di giochi, appunto Exploding Kitten me lo ha fatto scoprire lei, è un gioco di carte dove ogni carta ti dice che cosa fare e se ti capita la carta dove c'è scritto Exploding Kitten, niente, hai perso a meno che tu non abbia una speciale carta che l'annienta, ma insomma è molto divertente, io mi sono appassionata tantissimo, adesso Dixit è il prossimo in cui andrò, come dire, a nastro, a ruota, cioè proprio ci andrò sotto. Ecco. Ma io e te l'abbiamo preso al Comic Con di Napoli, giusto? Esatto, Exploding Kitten l'abbiamo preso al Comic Con di Napoli l'anno scorso. Io contavo moltissimo di tornare quest'anno e fare man bassa di giochi. A proposito di questo, è stato comunicato tramite la pagina Facebook che il Comic Con di Napoli del 2020 è stato rinviato in estate. Esatto, certo, perché più o meno il periodo sarebbe stato a breve in realtà e quindi giustamente, insomma, non è il caso di farlo e quindi, meno male che lo recupereranno quest'estate, quindi noi andremo assolutamente a vedere quali nuovi giochi ci sono e ne Ma non ti scopriremo. preoccupare che anche, tanto stando a Roma, anche Romix è stato rinviato a maggio per ora e anche Lucca Comics and Games. Quindi abbiamo tutto il tempo di andare a fare man bassa di giochi. Possiamo andare studiate, come si suol dire, mirate e scegliere il gioco più giusto per noi. Eh sì, e sarà veramente strepitoso, Elena, come solo tu sai rendere strepitose certe cose. Come la ricerca dei gadget a tema Sailor Moon, che devo dire.
Però poi ecco, sì, c'è stata questa ricerca, questa caccia al tesoro sui gadget a tema Sailor Moon. Ho avuto un attimo, proprio un momento di mancamento, però lei mi ha fatto desistere e appunto mi ha direzionato su Exploding Kitten. Ho visto che ci sono amici che hanno messo a posto casa invece e hanno trovato il Game Boy. Ragazzi, si torna veramente indietro. Game Boy funzionante con tanto di gioco Tetris da mettere all'interno, tutto funzionante. Adesso chiedo a Lorenzo Ercoli, che ho visto ha postato questa fotografia, chiedo che lui ci posti il video di lui che gioca a Tetris con tanto di musichina originale, perché insomma è No, importante. che invidia. Io consideravo da parte il Nintendo 64 e la PlayStation 1. E li ho regalati l'anno scorso a mio cugino perché lui è un po' così in fissa con le cose vintage, allora glieli ho regalati, cioè mi sto mangiando le mani. Ho fatto l'urlo di Munch nel frattempo perché effettivamente sì, questi sono regali che insomma bisogna stare molto attenti a fare, ecco, anche se va a un parente come il cugino e quindi va bene. Vabbè, sono tante cose. A proposito, vorrei dare anche un altro piccolo consiglio per chi invece ha a disposizione i fortunati che hanno la PlayStation 4, Sì. di provare a giocare, tanto lo potete tirare giù dallo store, di provare a giocare a Dreams. Dreams è una bomba pazzesca, è un videogioco con cui è possibile creare videogiochi. Ma dai, che figata! Te li crei tu. E peraltro c'è tutta quanta la panoramica, una sorta di bacheca di giochi creati dagli altri utenti a cui puoi accedere, ma io l'ho provato qualche tempo fa, ti dico, è una cosa veramente folle. Poi, appunto, se sei un po' nerdona come me, che io cioè, non ho più giocato a World of Warcraft quando è andato online, perché a me piaceva la versione creata del 3, che è un videogioco a tema fantasy, per dire. E cioè Dreams mi porta in un mondo meraviglioso dove posso creare io il mio gioco, è molto semplice ed è disponibile su Play Store, una cosa veramente pazzesca, provatela. Allora, ragazzi, questi sono i consigli di Alessandra. Adesso poi ti chiedo di andarli a inserire nei commenti così che tutti possano, insomma, farne tesoro e andare a sperimentarli e poi ci faranno sapere come sono stati. Ho le gatte che graffiano la porta, sentivo dei rumori inquietanti, sono loro. Alessandra, io ti ringrazio tantissimo per averci dato queste dritte, ci riaggiorneremo più avanti e ci racconterai quindi qualche altro gioco che magari hai sperimentato. Volentieri, magari facciamo anche una partita online, io e te in privato, noi in diretta. Esatto, poi vi farò sapere com'è andata. Intanto, appena attacco con lei, vi farò vedere che ho imparato, forse, il balletto di Fortnite. Forse. Dai, ciao Ciao Ale, un bacio. Ale, ciao! Ebbene sì, perché Fortnite, ragazzi, resta comunque sia il gioco più apprezzato, più richiesto, più cercato, più giocato online. Poi ci sono appunto invece il Bridge e il Burraco, quindi i giochi, diciamo, digitali. E tra l'altro, un'ex campionessa di Burraco, Manuela, scusate, di Bridge, Manuela, all'ADN Cronos, appunto, ha raccontato che dall'altra settimana è aumentato proprio vertiginosamente il numero di persone che si propongono per un torneo online, sia di Bridge, sul sito di Bridgebase Online, che è appunto una piattaforma per giocare a Bridge su internet, dove si collegano giocatori di tutto quanto il mondo. Fortnite, dicevamo, prima di andare a contattare Massimiliano Vado e sentire direttamente da lui che cosa fa per intrattenersi e cosa fa quindi per impegnare le sue giornate, magari ci darà qualche consiglio appunto su giochi oppure anche su letture, perché insomma, perché no, vi voglio far vedere che io ho imparato il balletto di Fortnite, mi ci sono impegnata, ho seguito i tutorial, perché sì, si può seguire anche i tutorial, ragazzi, non solo del balletto di Fortnite, ma di trucco, di corsi di lingue, di qualsiasi cosa. Allora, vado a farlo. Aspettate, lo so, è un po' complicata, però vado a farlo. Fortnite funziona così, si parte con l'anca da una parte, le braccia da un'altra, e 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
rompo tutto. Ragazzi, l'ho fatto, ce l'ho fatta, ho fatto il balletto di Fortnite. Penso di aver sbracato qualsiasi cosa. Vabbè, oggi è un po' la follia, ma i giochi fondamentalmente fanno questo effetto. Ciao a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Questa è la quarta puntata di Fun Week Quarantena con me. Io sono Elena. Stiamo parlando di intrattenimento, di giochi, giochi da tavolo, giochi online, di qualsiasi genere. Marta dice che ha riscoperto Twister, gioco fantastico che insomma vi mette anche alla prova da un punto di vista fisico. Vado a chiamare immediatamente Massimiliano Vado, il nostro ospite di oggi, e così ci facciamo raccontare un po' come sta gestendo lui questa quarantena. Vediamo. Massimiliano ha anche un fantastico cane insieme a Michela. Andrea. Masi, grazie che sei con noi. Ecco. Ma figurati, è un piacere per me, è un piacere. Sai quelle cose che fai Dimmi. per ingannare la noia di stare a casa, anche così ci diamo un senso, ci diciamo delle cose belle, no? Si spera, speriamo, insomma. Speriamo, speriamo. Allora, dico a tutti quelli che si sono connessi adesso, Massimiliano Vado è in diretta telefonica con noi. E, come stai affrontando questa clausura? Allora, io ho una casa che per fortuna ha uno sbocco all'aperto, c'è cioè un mini giardino che affaccia su un bosco privato, per cui devo dire la mia clausura è abbastanza dorata, però bene, cioè nel senso sono molto tranquillo, so cosa fare, avevo dei film da vedere che mi erano avanzati, avevo dei libri da leggere, avevo dischi ancora da scartare, pensa, per cui forse era il momento di fermarsi un attimo, devo scrivere, insomma, devo riflettere sulla mia vita futura, qualcosa devo fare, ecco. Ecco, quindi cioè, hai un bel programma fitto, mi sembra, insomma, per queste giornate, che potenzialmente potrebbero essere anche lunghe, perché forse si slitta un po' con questa quarantena. Ma io spero di no, però presumo che questa cosa, io c'ho un gruppo, adesso tu non so se lo sai, ho un gruppo di fantacalcio, sulla cui chat c'è una persona che di queste cose un po' se ne intende, ci sta facendo delle lezioni dal Galles e anche secondo quello che dice lui, pur non vivendo lui in una terra fortunata perché ha dei governanti abbastanza stupidi e ci sta dicendo più o meno come stanno realmente le cose, nel senso ci fa la selezione tra le notizie vere e le fake, tra gli approfondimenti e quindi sì, presumiamo che questa cosa debba andare abbastanza avanti. Ad esempio, effettivamente è una fake news quella dell'asfalto delle 9 ore. Lui si è espresso su questo perché ultimamente sta girando Certo. quest'audio, no? Che mette un po' No, tutti no, in. allora, guarda, gli audio che girano sono tutti finti, tutti, non ce n'è uno vero. Se una persona ha qualcosa da dire, non deve ricorrere a queste cose. Quindi, comunque, se ricorre a queste cose, è una sua visione personale, quindi non va preso mai, mai come riferimento. No, è vera questa cosa dell'asfalto, se tu ti chini per terra Aspetta, ti abbiamo perso. e lecchi l'asfalto, o no, non, è una fake news. Ecco, se lecchi l'asfalto, c'è stata la censura, evidentemente, è andata via un attimo la linea. Se lecchi l'asfalto, probabilmente sei a rischio. Se invece non lo lecchi, Sì. perché non è una tua pratica solita, insomma, ecco, così sei tranquillo. Sì, mia personale no, ma magari qualcuno può piacere questa cosa e dar retta a queste notizie. Però no, no, di solito tutti gli audio che girano sono fake news, sempre, di qualunque argomento si tratti. Sì, esatto. E poi soprattutto in una situazione come questa ci tengo appunto a dire, ragazzi, le uniche informazioni reali su come stanno, su come bisogna comportarsi, sul decalogo, ecco, che dobbiamo seguire, andatele a vedere soltanto sui siti, quelli ufficiali, ovvero quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Esatto. Superiore della Sanità, ecco, lì potete trovare tutte le informazioni a cui far fede e cui, insomma, a cui credere, come la mascherina fatta con la carta da forno, che non crediamoci, che, cioè dai, cioè, vabbè, se ci piace come cosa, ma insomma, ecco, se no avreste visto tutti gli ospedali che magari sono sforniti di queste mascherine, farsele con la carta da forno, ecco, insomma, così.
carità, guarda, io a quelli che fanno queste cose li condannerei a ricominciare, credo, la scuola media da capo, perché ci sono delle ignoranze crasse. Tipo, non puoi pretendere che la carta forno sia quel materiale lì, non puoi proprio pretenderlo. Non... Ma vabbè, però ci piace. Ma ricordo a chi Sì. si è collegato adesso, siamo al telefono con Massimiliano Vado. Adesso abbiamo parlato di cose molto serie, ma in realtà parlare di carta da forno e di realizzare mascherine ci dà lo spunto per parlare di intrattenimento. Guarda come l'ho presa, eh? E quindi tu che sei un esperto, mi viene quasi a dire un master su giochi e intrattenimento. Ce n'è qualcuno che sta sperimentando? Allora, io sono un master e sono ufficialmente riconosciuto perché al di là, appena avvenuta questa clausura forzata per tutti, sono stato contattato da un po' di organi di informazione, perché anche loro sono preoccupati, per cui mi hanno detto, ti va di fare o di proporre qualcosa per anche far passare un po' il tempo alle persone? Per cui io ho scaricato un paio di app di giochi di calcio, di giochi di macchina e le ho un po' provate e devo dire che nelle novità che ovviamente adesso stanno fiorendo non c'è niente di eccezionale. I vecchi giochi da tavolo funzionano, primo tra tutti incredibilmente il Monopoly che io ho visto proporre in una serie infinita di variazioni. L'ultima dovrebbe essere quella di Friends, la serie che sta per uscire, il Monopoly Friends con tutte le vie, le cose, insomma, legate alla serie. Io ho quello di Meraviglia. Star Wars, ovviamente, Non avevo dubbi. e quell'edizione speciale Boston fatto apposta per la DHL, una cosa rarissima che tengo lì quasi sigillata perché altrimenti perderebbe di valore, ma insomma ce l'ho lì. Ecco, quindi È una roba. Sì. sono un po' invidiosa di questa versione del Monopoli veramente. Io ho quello vecchio, ma quello vecchio veramente, cioè con le lire ancora. Cioè, Quello vecchio ha un suo valore, se è tutto conservato alla perfezione ha un suo grandissimo valore, perché adesso c'è con le robe elettroniche, con le app, ci sono delle desinenze elettroniche adesso che ne rovinano un po' la poesia, invece quello vecchio ha ancora un suo ottimo valore. Eh sì, assolutamente, assolutamente sì. E invece ti capita di fare, ho visto anche hai fatto dei video molto, molto carini con Michela Andreozzi, la tua compagna, la tua moglie, avete colto l'occasione per anche recitare un po' insieme, quindi no, insomma anche quello può diventare comunque secondo me un intrattenimento, no? Un modo di giocare, cioè sperimentarsi in dei duetti. Guarda, ti dico la verità, secondo me la convivenza forzata di molte coppie sfiorerà il ricorso all'avvocato divorzista. Non è il nostro caso perché noi già lavoriamo insieme, per cui era una convivenza forzata prolungata a quella che ci eravamo già cercata in passato. Per cui abbiamo detto cosa possiamo fare? Ci è stato anche un po' chiesto, ti ripeto, per cui abbiamo detto facciamo qualcosa che sia carino da guardare, ritiriamo fuori delle vecchie cose e facciamone di nuove. Per cui ci siamo, adesso abbiamo cominciato con Gabber e ora stiamo cominciando, perché era un nostro vecchio sogno, di fare uno spettacolo su Gianni Rodari. Bellissimo. E abbiamo tirato fuori un po' di cose vecchie, nuove, molto conosciute, un po' sconosciute di Gianni Rodari e le abbiamo lette. Ora, abbiamo fatto dei video, li abbiamo mandati un po' in giro, per adesso sono ancora abbastanza riservati, li hanno visti solamente gli organi di stampa, vediamo che succede. Presto compariranno sulle nostre bacheche, piano piano, in modo che sia anche. Lo facciamo prima di tutto per i nostri nipoti, a cui teniamo molto, ma per i bambini in generale, che immaginiamo rompersi le scatole a casa perché fuori vedono il sole e rimanere a casa è terribile. Dovrebbe piovere, e invece non piove. Quindi lo Invece. facciamo più per loro. E quindi ci siamo messi a tirare fuori sì, delle cose vecchie, delle cose nuove, un po' per noi, un po' per sperimentarle, un po' per vedere che effetto fanno e un po' anche per tenere compagnia, che è comunque il mestiere che abbiamo scelto. Certo, invece a livello di, che poi appunto è una cosa fondamentale, perché se ci rompiamo le scatole noi adulti, immaginatevi appunto dei bambini che insomma hanno tutta un'altra dinamica durante le giornate, no? Ma anche i ragazzini, per cui insomma diventa molto difficile. Le ultime due cose che ti voglio chiedere invece a livello di giochi di carte online, hai fatto qualcosa, cioè hai sperimentato? Ho visto che abbiamo scoperto che il Bridge e il Burraco hanno subito un'impennata clamorosa.
Io però ho un segreto da confidarti, spero che tu non lo rivelerai troppo. Io non sono capace a giocare a nulla a carte. Già sul 7,5 mi perdo. E se c'è una cosa da cui mi tengo distanti anni luce, sono i giochi di carte. Non ci rimanere male, ti prego, però proprio mi fanno orrore. Vedo vecchi che giocano a burraco, giovani che vecchi giocano a burraco, mi insegnano le regole e io me le dimentico dopo 5 minuti. Non, ma non è proprio, non ce la faccio. Se volete allora conquistare Massimiliano Vado, assolutamente invitatelo a giocare a carte con voi e avrete veramente un successo. Addirittura una volta mi ha chiamato un canale tematico di quelli, sai, che fanno le dirette mentre ci sono le partite di poker. Io, Come no? che dico io? Io guardo l'abbigliamento, cioè guardo gli occhiali, i cappellini, ma altro cosa posso? Non capisco niente. Tra l'altro questa cosa del poker mi sembra una porcheria, una perversione mentale per maschi deviati, che io dico, ma non è meglio, no? Un'altra cosa che adesso non te la posso dire, ma cioè, mi mettendo a giocare a poker, vabbè, niente, c'è proprio una voglia, tanto è stato dimostrato che i giochi di carte, quelli un po' a grande scommessa, non ci si potrà mai vincere, mai, No, mai, mai, per no. cui io però non sono per il gioco d'azzardo mai, credo che Esatto, bisogna anzi quello è combatterlo, chiaro. però una partita a burraco, io se sapessi giocare, me la farei uno scala 40, ti dico delle cose così a caso, ma non so giocare a niente, Niente. sono... Mi sono negato, negato, negato. Dammi piuttosto da costruire un Lego molto complicato, ma i giochi di carte no. Allora, abbandoniamo niente giochi di carte. L'ultimissima domanda che ti voglio chiedere invece è: te sei tra quelli che sta sfruttando il suo povero cane Renato, lo affitti alla gente per fargli fare le giratine? Sei, di la verità, gliel'hai messo il cartello con quanto prende l'ora per fare il giro intorno all'isolato? Ammettilo. No, sono molto... Allora, sono molto geloso di cane, ma la mia giornata è cadenzata da cane Renato, cioè alle 9:30, alle 10 del mattino lui ci sveglia, perché ci sveglia lui, mia moglie lo porta all'area can di Montecioccio, che per fortuna è una di quelle che ancora sopravvivono aperte, e loro stanno fuori la mattina, io vado, faccio il giardinaggio, il pomeriggio lo porto in giro io, la notte è il momento nostro migliore, perché dopo mezzanotte e mezza, l'una, noi usciamo e in giro non c'è nessuno. E io l'altra notte ho immaginato questa cosa, mo te la dico. Ho immaginato che per uno strano virus arrivato dalla Cina, tutti i tifosi di Roma e Lazio fossero improvvisamente morti e Roma rimanesse completamente deserta. Ed era bellissimo. Però ci sono tutti gli altri tifosi, volendo. Sì, io anche i simpatizzanti dell'Inter se la passavano male, quindi stavano a casa con il mal di gola. Per cui eravamo in giro solamente io e Renato a tifare Savona. E era bellissimo. Ed eravamo all'una di notte, io che parlavo col cane, girando e dicendo: ma guardate quanto è bella Roma quando non c'è nessuno. È una situazione che vorrei vedere il meno possibile, ma adesso che sta accadendo è bellissima. È vero che il cane è una grandissima copertura, così come fare la spesa per me, per mia madre, per i Certo. vicini di casa che hanno 80 anni, però cerco di, anche lì di frequentare luoghi dove non c'è nessuno, quando lo faccio entrare nell'area cane entra solo lui, io rimango fuori, quindi tutti i proprietari dei cani sono almeno a 5 metri di distanza uno dall'altro, ci parliamo urlando, tanto non c'è nessuno, e il cane È è felice, felice. È esatto. felice, felice perché può girare in mezzo alla strada, possiamo attraversare ovunque, non dobbiamo aspettare il semaforo. Lui, devo dire, si sta viziando. Lui sì, io un po' meno. Allora, io ti ringrazio tantissimo Massimiliano per essere stato con me. Ragazzi, Massimiliano Vado, gentilissimo, ci ha dato un sacco di dritte. Poi ti richiedo i nomi dei giochi che hai sperimentato nelle app. Ah, ecco, Sì. Sì. giustamente però, allora, innanzitutto c'è un tale Roberto Procaccini che dice: ciao, sono un tuo ammiratore e sai giocare al fantacalcio. Ti dico solo questo. E qualcun altro che Sì, sono chiede più bravo di lui, Ah, sei più bravo di lui? Beh, questa è. Alessandra invece chiede: ma col fantacalcio come state facendo visto che le partite sono bloccate? siamo disperati perché in questo momento non sappiamo, dobbiamo aspettare le decisioni della UEFA, che anche lì non se la stanno cavando benissimo, No, anche lì stanno infatti. facendo un po' di disastri, e dobbiamo aspettare le decisioni della UEFA per capire come finiscono i campionati. Certo, se si sospendesse in questo momento tutta la parte programmatica, quelle delle volate, l'ultima giornata è tutta bruciata, quindi in Ah, sì. realtà bisognerebbe proprio non dare alcun titolo e rimettere tutto in discussione il prossimo anno.
semmai ci sarà un prossimo anno. Mentre l'app, quella per giocare a calcio, è DLS20, che è molto meglio, sì, di tutte le altre. DLS, io ho creato la squadra del Savona e sto scalando le classifiche. Ho perso con Real Madrid, ma insomma siamo ancora giovani. Vabbè, è una squadra che si farà come Massimiliano Vado dal punto di vista di allenatore, presto ne sentirete parlare, lo vedrete in tutti i Mamma mia. campionati. Sì. Ma non mi vedrete su quelli che giocano a poker. Per il resto mi vedrete ovunque, non c'è problema. E chissà che poi non vedremo uno spettacolo teatrale o un film ispirato appunto alla tua passeggiata notturna con Renato e questa situazione un po' Ah, particolare. ma Chi lo sa? io non vedo l'ora. Ma ci vorrà un po' di tempo, perché adesso andranno molto di moda le commedie, come dopo le Torri Gemelle. Nessuno ha Certo. fatto film sulle Torri Gemelle. Ci hanno messo un po' per farne uno sensato. Bisogna un po' ridere adesso, e poi dopo di questa cosa parleremo con tutta calma. C'è tutto il tempo per Grazie mille Massimiliano, buona giornata, saluta Renato ovviamente, che è nel nostro cuore, e Certo. anche Michela, oh, chiaramente. Certamente ti abbracciamo da lontano 5 metri e grazie ancora. Un bacione, ciao! Ciao ciao! Allora, amici, insomma, una puntata bella densa. Ci abbiamo avuto un sacco di dritte fantastiche su come giocare, su come intrattenere la nostra giornata, anche come si risolve la questione fantacalcio, perché Massimiliano Vado ha risposto a, insomma, un tema molto caldo che per tanti è fondamentale e importante, perché la sospensione del campionato è una roba grave, così come per gli appassionati di NBA che non sanno come fare perché non possono vedere le partite. È insomma un vuoto che va colmato. Siamo in chiusura di questa puntata, di questa quarta puntata. Oggi è un pochino più breve rispetto a quelle che abbiamo fatto fino adesso e vorrei andare a chiamare Marco Del Bene, il direttore, e sentire anche lui come se la cava tra smart working e appunto se anche lui ha scoperto un po' di giochi e di intrattenimento e fare un po' il punto della situazione. Dopo vi scriverò comunque nei commenti tutti quanti le dritte state date per quanto riguarda i giochi, sia le app che ha sperimentato Massimiliano, erano fondamentalmente una sul calcio, una invece sulle automobili e possono essere adatte sia a uomini che donne, ragazze, perché non prendiamoci in giro, io sulle macchine, cioè impazzisco sui giochi di macchine. Alessandra invece ci ha dato altre dritte su un gioco da tavolo in realtà che potete ordinare e farvi arrivare a casa perché le consegne ancora arrivano, o comunque insomma anche un gioco per PS4 che uno può scaricare tranquillamente dal sito e quindi vi segnerò tutto quanto in modo tale che potete essere aggiornati. Io confesso di aver giocato una volta a poker e di aver vinto perché ho bleffato benissimo. Non ho più giocato però. Sentiamo Marco Del Bene se risponde, se è libero. Marco? Ciao! Ela, Ciao! ciao. Benvenuto in questa quarta puntata dal salotto di casa. Come state? State bene, ragazze? Si resiste piano piano, si tiene botta come si suol dire. Qui adesso i giorni si perdono, un po' uno perde proprio la cognizione, le tempistiche, si spostano piano piano. No, gli appuntamenti del pranzo, delle cene, ma questa è un'altra storia, un'altra storia. Diciamo, io ho seguito la tua trasmissione, un contributo te lo posso dare con due o tre spunti che vengono proprio dal mondo digitale di cui insomma, mi occupo. La prima cosa è che, diciamo, oggi come oggi c'è una grande opportunità, quella di imparare a suonare grazie a una serie di applicazioni che possiamo trovare online. Ed è stato sempre il mio cruccio quello di imparare a suonare bene il piano, il pianoforte. Quindi, avendo un piano elettrico a casa, ci sono diverse cose che si possono scegliere. Innanzitutto, sono delle applicazioni, diciamo, che seguono un modello cosiddetto freemium, cioè partono gratuitamente, poi se ti piace ci sono degli accessori, dei corsi, delle funzionalità che prendi a pagamento. Un'applicazione molto 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 carina si chiama Simple Piano ed è dedicata a tutti i propri principianti. Simple Piano ti insegna a leggere la musica
con un metodo innovativo, trovo, è veramente molto semplice anche per i dislessici, tipo il sottoscritto, e ti porta in un percorso di brani sempre più complessi, e alla fine, dopo una mesata, ti rendi conto che sai strimpellare il piano. Invece, una seconda applicazione, sempre per il piano, molto, molto, diciamo, più evoluta, è FlowK, FLOWKEY. FlowK è, diciamo, ti porta a un livello molto più avanzato, ci sono dei corsi. Tra l'altro, queste applicazioni riconoscono, grazie al microfono, quando sbagli, quindi sanno se hai eseguito bene il piano, cioè Quindi c'è anche ragazzi, non scappate, vi dell'interattività. tirano la bacchettata e siete fregati, anche lì, non pensate di tirarla via, ecco. E lo stesso c'è per il discorso chitarra, quindi se non si trova un piano a casa, vuole imparare a strimpellare la chitarra o un ukulele, abbiamo dall'italiana suonare la chitarra, ukulele, e fino a dei corsi, un corso che ho trovato molto interessante, proposto dalla stessa Fender, oppure c'è la classica applicazione che si chiama Musician. Musician. Musician, in cui puoi imparare piano, chitarra, insomma, questo è il primo consiglio, cioè passare del tempo, cercare di imparare uno strumento, e questo poi porta sempre cioè, è un modo stupendo per di spendere il proprio tempo. Una cosa molto carina, invece, sempre diciamo, per stare insieme, magari ascoltare qualcuno che parla, come ascoltare, diciamo, la tua trasmissione, è seguire la radio, e ho trovato un servizio fighissimo dove tu puoi navigare il globo, si chiama radio.garden, quindi il sito è radio.garden, tu vai su radio.garden e trovi tutte le stazioni radio della Terra, ci sono i puntini nelle diverse località, dall'Oriente agli Stati Uniti. E ce ne sono tantissime. Clicchi sul puntino, chiaramente puoi farti dei preferiti e ascolti quello che trasmettono in quel momento. È molto, molto divertente. È una sorta di Google Earth, però delle radio. Ecco, queste qua. Così uno può viaggiare, andare, insomma, ecco, dall'altra parte del globo, insomma, stando tranquillamente a casa e comunque viaggiare anche con l'immaginazione e con la fantasia. Chiedono di mettere il link al programma per imparare il piano. Adesso me lo faccio rimandare e metterò il link nei commenti, così insomma siete tutti quanti aggiornati. Grazie mille per averci dato queste due dritte su come impiegare le nostre giornate, soprattutto quelle ore che insomma decidiamo di stoppare il lavoro. Comunque, insomma, vogliamo, ecco, svagarci un pochino. Le soluzioni ci sono, ce ne sono tante, grazie alla tecnologia. Fortunatamente, appunto, possiamo andare veramente da tutte le parti, quasi, oserei dire, e imparare, appunto, uno strumento, una lingua. Addirittura, c'è chi, ho visto, si è messo a studiare una lingua. Ecco, ho visto il collegato Sì, messo al sito. ci sono veramente tantissime possibilità. Grazie mille, Marco. Ci sentiamo domani per la Ciao, quinta ciao, ciao. puntata. Ciao. Io in realtà il vecchio stile sono ogni tanto un po' vado in controtendenza, ragazzi, e quindi cosa ho fatto? Mi sono aperta degli spartiti e ho cominciato a fare le scale sul pianoforte, perché avendo fior fior di tastiere dall'altra parte, insomma, ne ho scelta una e ho cominciato a fare appunto su un pianoforte, ho cominciato a fare le scale. Vi farò sapere quando riuscirò a comporre vagamente una roba strana, una qualsiasi cosa che abbia un senso, e soprattutto quando riuscirò a fare le scale fatte per benino, perché per il momento è una vera tragedia. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa quarta puntata di Fun Week Quarantena. Abbiamo parlato di intrattenimento. Ringrazio tantissimo Massimiliano Vado che è stato con noi e ci ha dato delle dritte su delle app da utilizzare per appunto giocare. Se vi piacciono le macchine, se vi piace il calcio e ne sentite la mancanza visto la sospensione del campionato, Alessandra ci ha dato altri consigli su un gioco da tavolo e invece appunto anche lì andare online per seguire un gioco della PlayStation 4. Io ho imparato anche il balletto di Fortnite grazie ai tutorial che ci sono su internet. Sì, lo ammetto, avevo bisogno del tutorial. Mi chiedono la ciclette c'è e io ogni tanto la mattina faccio ciclette e mi guardo
una puntata di una serie, così ho completato la mia giornata. Vi ringrazio tantissimo. Domani altri ospiti, non vi voglio rivelare troppo. Ci vediamo quindi sempre alle 3 del pomeriggio qui dal divano di casa mia. Giuro che farò rientrare anche le gatte che oggi mi hanno fatto arrabbiare, quindi le ho chiuse fuori dalla stanza. Vi ringrazio tantissimo, un grande bacio. Mi raccomando, restate a casa, resistete, ce la possiamo fare. Ci sono tante cose per riuscire a rimanere attivi con la nostra testa, sviluppare la creatività e magari finalmente imparare proprio quella cosa lì che volevate imparare a fare e che non avete mai avuto il tempo, perché insomma abbiamo sempre una vita molto frenetica. Un bacio a tutti, ci vediamo domani. Ciao! Grazie per essere stati con me. Ciao, ciao.